Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di VTV6. Io come sempre sono Manulax e oggi facciamo una partita in cascate di Dolceburgo. Facciamo una partita media normale e facciamo standard. Ho tolto tutte le mod per evitare di fare casini, non c'ho neanche il tempio, la torre del Tempio del Sole, tutte mod tanto perché risolvere un po' di problemi, che andavo sempre veloce, non si vedeva niente. Facciamo una partita normalissima in questa qua. Iniziamo con una torre faccetta. Perché è così piccola? È un bug del gioco? Mettiamo un... Oddio. Tutte le torri sono piccolissime? Che è successo? Non dirmi che l'ho lasciate troppo in lavatrice e mi si sono ristrette. Fuck. Ma vuol dire che ce ne stanno molte più vicine? No. No. Sono piccole ma sono grandi. Piccole ma sono grandi. Ma se tipo anche gli aerei sono piccoli... Oddio che piccolo! È bellissimo. Mettiamolo qua. Facciamo scimmia gregaria. Si comportano tutti più piccolini. Molto bello. E giuro non è una mod. Non ho fatto niente. Come mai? Tutto piccolo. Il problema però è che... Vediamo. I proiettili sono della dimensione grande. Cioè, l'aereo spara... Non so neanche come faccia a tenere proiettili così grandi dentro il suo piccolo aereo, ma va bene così. Proviamo adesso magari qualcosa di un po' più grosso, magari torna tutto normale. Poi magari proviamo anche l'eroe, per caso. 2300, ci vorrà un po'. Eh sì, anche la super scimmia è piccolissima. Tutto estremamente piccolo, le banana farm, è molto divertente. Vorrei provare, ma il Tempio del Sole, anche quello è molto piccolo? Proviamo subito, bisogna semplicemente farmare molto. Sono un po' in ritardo, ma secondo me riusciamo a farcela. Il problema è che, comunque, tutte le torri mantengono la stessa dimensione, quindi non posso mica mettere le banana farm più grandi così, perché è solo una cosa visiva, non è che siano effettivamente più piccole. Quindi da poterci stare più torri vicine. E rieccoci qua e proviamo il Tempio del Sole, vediamo se è gigantesco o piccolino. Non ho fatto tanti sacrifici, ma... Piccolissimo! Che bello, bello così piccolo. E cosa volevo fare? Anzi, volevo spiegarvi... Non è un bug che siano così piccoli, è in questa mappa... Che non so se avete notato, ma ogni tanto, cliccando sopra in qualche lato, ci escono praticamente degli Oompa Loompa. E cliccandoli in una sequenza specifica, si fa la musica degli Oompa Loompa. La sequenza specifica è come quella in foto, e cliccandoli in sequenza, si farà la musichetta. Proviamo subito. Per chi non avesse mai visto la fabbrica di cioccolato, vi consiglio di andarlo a vedere. E facendo questa cosa, questa sequenza qua, dopo uscendo dal gioco, ci sarà sbloccato un trofeo e si otterrà il trofeo biglietto d'oro, Bloompa Loompa Dupa di Du, che è quello praticamente della fabbrica di cioccolato. E negli extra si potrà abilitare Torri Scimmia Piccola, così da rendere tutte le torri più piccole. E per questo episodio è tutto. Ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti.